Continua frenetica e intensa, nonostante il Covid-19, l'attività di controllo del territorio effettuata dall'Arma dei Carabinieri della nostra città e dei comuni limitrofi. Stamani i dettagli degli interventi eseguiti nel corso del fine settimana sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal capitano Marco La Rovere, dal comandante della tenenza di Favara Fabio Armetta e dal comandante del nucleo radiomobile di Agrigento Giordano. Gli interventi riguardano lo spaccio di droghe, il sequestro di due fucili, il controllo delle misure anti-Covid fatte ai cittadini che non osservano le più elementari norme di sicurezza anticontagio. Le attività di contrasto dell'Arma dei Carabinieri nell'ultimo weekend sono state particolarmente incisive sul territorio della città e provincia. E su Favara sono stati eseguiti due arresti, uno per un ordine di detenzione domiciliare e un altro di mandato di arresto europeo da parte del Tribunale della Germania per un soggetto che doveva finire ad espiare una pena per furto aggravato commesso nel territorio tedesco, mentre in città, al di là delle ordinarie condotte di contrasto al Covid, quindi 5 contravvenzioni per il mancato utilizzo della mascherina, la stazione di Villa Seta ha denunciato un soggetto che andava per strada con un coltello a scatto, quindi denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, e il nucleo operativo e radiomobile della compagnia ha arrestato una coppia di conviventi che nella loro abitazione a Maddalusa detenevano due fucili e della sostanza stupefacente tipo cocaina, circa 10 grammi, insieme a materiale per il confezionamento. Questi due fucili, uno è risultato di ignota provenienza, quindi stiamo facendo ulteriori accertamenti, e l'altro era oggetto di un furto in abitazione commesso il 1° aprile a Favara. Quindi i soggetti sono stati denunciati per detenzione di armi senza autorizzazione, detenzione di sostanza stupefacente e ricettazione. È logico ipotizzare che dobbiamo studiare e approfondire le dinamiche che hanno portato all'approvvigionamento di questo materiale. Sappiamo bene che la cocaina è destinata a un mercato sempre più richiesto, come ho detto anche altre volte, quanto le armi erano perfettamente efficienti e pronte per essere rivendute, quindi sono necessari ulteriori approfondimenti. A chiosa di tutto, quindi l'Arma dei Carabinieri si sta concentrando in questo momento storico particolarmente sulla reiterazione e la commissione di reati predatori, che sono una delle tipologie più fastidiose di reato che possono subire i cittadini, oltre alle ordinarie attività di contrasto ai reati in genere. Il Covid può rallentare determinate dinamiche delittuose, ma di sicuro non ferma la commissione delle stesse. Erano due giovani di Agrigento, senza lavoro, che vivevano in contrada Maddalusa.